metterci perché sento qualche microfono ancora aperto. Ok, allora intanto mi presento ai ricercatori dell'ENEA italiana in Antartide. Io sono Mauro Bufferini, dirigente scolastico dell'Archimede. Ci tenevo a fare questo saluto perché per noi veramente, dicevo con i nostri docenti, oggi è un evento storico. Una scuola di San Giovanni per 600 che si connette con un centro di ricerca in Antartide. Gli italiani in Antartide che fanno lavoro di ricerca scientifica è unico, è un momento unico, non è mai successo. Mi auguro che sia il primo, invece, magari in futuro, di una serie di questi di collegamenti. Le tecnologie ci aiutano a essere così vicini, il mondo diventa così piccolo attraverso le tecnologie, quindi usiamole anche in questo senso. E quando le tecnologie veramente ci aiutano, sono una grande risorsa. Io volevo veramente ringraziare tantissimo i tecnici e gli scienziati del centro di ricerca, Riccardo Scipinotti, Stefano Feriani, Pierpaolo, del quale non ho afferrato il cognome, chiedo scusa. Quindi vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità e per aver accolto questo invito e questa occasione per dare ai nostri studenti questa possibilità di uno sguardo sul mondo, perché veramente la tecnologia ci aiuta ad aprire i nostri occhi al mondo intero, e così, così lontani ma in realtà così vicini. E ringrazio tantissimo la professoressa Antonella Bolelli e il professor Marco Marchesini per aver avuto questa iniziativa. Davvero invito tutti gli studenti ad assorbire con grande attenzione questa oretta, questo momento, oretta e mezzo, che ci porta ad andare così vicino a un centro di ricerca così importante. E anch'io mi associo, fate domande, ecco, la curiosità è veramente tanta per il lavoro dei nostri connazionali in Antartide. Davvero grazie. E credo che questo possa essere veramente un modo di fare scuola, ripeto, aperto al mondo, che ci porta così vicino in punti dove si fanno ricerche, si fanno studi, che poi tornano a noi, nelle nostre case, nelle nostre aule, e ripeto, sembrano cose così lontane da noi, in realtà non è così. E, ecco, quindi ringrazio ancora molto tutti quanti, in particolare i ricercatori dell'ENEA italiana in Antartide. Grazie ancora e buon lavoro, grazie ancora. Grazie. Grazie mille, Allora, adesso, prima di magari cominciare il vostro intervento, vedo che si stanno collegando ancora altre persone, ma insomma direi che il numero adesso è già più stabile, sono circa 67 i collegamenti e mi sembra già un buon numero. Invito però i docenti che sono nelle classi in questo momento a tenere eventualmente anche le loro telecamere spente e anche i microfoni perché magari il collegamento ci auguriamo che possa essere migliore. L'invito che ci è stato dato a fare domande, soprattutto ai ragazzi, dovrà avere un po' di pazienza, forse dovrete anche un po' attendere perché magari in certi momenti loro ci mostreranno così, delle parti della nave sulla quale si stanno trovando, la nave Laura Bassi, dalla quale appunto si stanno spostando dall'Antartide verso la Nuova Zelanda. Credo che loro vogliono la vostra naturalezza, però forse dovrete un po' aspettare di avere tempo per fare le domande. Quindi per adesso, se riuscite, spegnete le telecamere o soprattutto aspettiamo. Cioè, vedo che per adesso si sente tutto abbastanza bene, ma nei momenti di difficoltà eventualmente siate pronti a spegnerle. E gli insegnanti che sono nelle classi, viceversa, quando verrà data la possibilità di intervenire, potranno invece di nuovo accendere i microfoni e fare le domande che verranno sollecitate. Io non rubo altro tempo perché penso che questa esperienza sia unica e ringrazio il dirigente di averla. Di avere partecipato anche in questo momento, nonostante tutti i nostri problemi di pandemia e di scuola che deve andare avanti, e quindi non dico altro. E quindi a voi. Allora, grazie mille. Intanto, insomma, ringrazio il preside veramente per le belle parole e ringrazio tutti quanti voi che state intervenendo, insomma, in questo incontro. Solo una nota tecnica, visto che vedo che i collegamenti sono aumentati a 74, quindi volevo chiedervi se ci vedete e ci sentite bene. Magari anche un cenno con il pollice va bene per noi.
Se ci vedete, perché attualmente vedo pochi schermi, pochi monitor, quindi noi cominciamo. Allora, intanto benvenuti a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi. E io sono Riccardo Ginotti, qui a fianco a me il coordinatore scientifico per Paolo Falco. E prima di tutto vorrei illustrarvi un po' come e perché siamo venuti qui in Antartide e allora vi dico che la ricerca in Antartide è ad opera di un finanziamento del Ministero dell'Università della Ricerca, del MUR, che finanzia il PNRA, cioè il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. L'attuazione tecnica e logistica è affidata all'ENEA, della quale io faccio parte, e mentre invece il coordinamento scientifico, quindi dei progetti scientifici che vengono attuati in campagna, è ad opera del CNR. E quindi finito la parte amministrativa burocratica delle organizzazioni, andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, in Antartide intanto si viene per fare ricerca, questo è il grande scopo. L'Italia è uno dei paesi firmatari del Trattato Antartico del 1959 e quindi è diventata a far parte dei paesi elettivi e quindi ha costituito una base di ricerca dal 1985 e quindi fa ricerca da quella data. Quindi questa per noi è la 37esima campagna in Antartide. E per fare questo c'è bisogno di una serie di azioni, di attività, finanziamento, lo dicevo prima, e poi abbiamo costruito due basi. Una base che è nella costa, si chiama Mario Zucchelli, e nella baia di Terranova, nel mare di Ross, e poi magari il professore vi dirà meglio i dettagli del perché è fondamentale questo mare di Ross. E poi abbiamo un'altra base nell'entroterra dell'Antartide, che è condivisa con i francesi, ed è la stazione Concordia. Sono due basi totalmente diverse, proprio perché sono in posti totalmente diversi, quindi le tipologie di ricerca che si fanno lì hanno caratteri diversi. E un aspetto particolare poi invece è la nave sulla quale ci troviamo a bordo. La nave, che è una nave oceanografica, ha una triplice funzione. Fondamentale, la prima è quella lì per fare la ricerca, quindi si fanno delle campagne oceanografiche nel mare di Ross, e la seconda è di logistica, cioè nel senso si trasporta il materiale che serve per condurre la ricerca presso le stazioni di Zucchelli e di Concordia e per il sostentamento e il mantenimento della base. In più la nave viene utilizzata anche come vettore per entrare e uscire dall'Antartide. Quindi alcune persone che hanno completato, come stiamo facendo adesso, la loro attività di ricerca oppure di logistica presso le stazioni Concordia e Zucchelli vengono attualmente trasportate in Nuova Zelanda per il rientro in Italia. Fino a qui, giusto un controllo tecnico, cioè, mi avete sentito, insomma? Ok, grazie. Okay, perfetto. Allora io continuerei un attimo anche su come si raggiunge l'Antartide, poi lascerei la parola a Pierpaolo per tutta la parte scientifica delle attività che in generale si fanno in Antartide e perché si fa ricerca in Antartide. Allora, per quanto riguarda il raggiungimento dell'Antartide, il viaggio è molto lungo. Parte dall'Italia, si prendono dei vettori internazionali, aerei normali, e dopo 3 giorni di volo si va verso un gateway. Quello che l'Italia ha scelto come gateway, come possibili gateway, sono la Nuova Zelanda, nella città di Christchurch, e la Tasmania, nella città di Hobart. Attualmente noi facciamo riferimento per quest'anno nel gateway di Christchurch. Una volta che siamo arrivati a Christchurch, quest'anno è un po' particolare perché è sotto Covid, quindi le condizioni sanitarie ci hanno imposto di fare una quarantena di 14 giorni di isolamento presso una struttura governativa neozelandese, controllata proprio dalla Nuova Zelanda, con i militari, insomma, tutto lo staff tecnico o sanitario. E dopo aver fatto questa quarantena si prende un vettore per entrare in Antartide. E tipicamente è un volo
con aereo militare C-130. Sono già 3 anni che utilizziamo dei vettori italiani, quindi l'aeronautica militare italiana ci porta in Antartide e nel primo periodo che va da metà ottobre fino a fine novembre si atterra sul pacca marino proprio di fronte alla stazione Mario Zucchelli. Oppure un altro metodo per entrare in Antartide, che è molto più veloce, è un aereo a reazione, che ci mette 4 ore, mentre quello precedente, scusate, ho dimenticato di dirlo, ci mette 8 ore, si arriva presso la stazione americana di McMurdo, che è poco, poco lontana da quella di italiana di Mario Zucchelli. L'ultimo vettore è la nave, così come vi ho detto prima, soltanto che i tempi ovviamente si dilatano, perché se stiamo verso il primo periodo della campagna, intorno a metà dicembre, e ci vogliono circa 10 giorni per arrivare a Mario Zucchelli, perché c'è tutta una cortina di ghiacci, che poi magari nel discorso della chiacchierata vi racconteremo, che ostacola il passaggio, sebbene la nave sia una rompighiaccio, comunque sia, ne rallenta il trasferimento. Se no, in un periodo di acque libere, come stiamo affrontando adesso, la traversata dal Mare di Ross alla Nuova Zelanda richiede circa 7 giorni. Ok, mi sono dilungato un pochettino, però poi magari spazio alle curiosità, alle domande su come si raggiunge l'Antartide e lascio la parola a Pierpaolo per la parte, diciamo, scientifica del perché si viene in Antartide e della ricerca. Allora, ci state sentendo sempre, sì? Prima di tutto un cenno di... Ok, perfetto. Allora, perché l'Antartide? Direi più che altro perché i poli dei punti cruciali del nostro pianeta, innanzitutto per quello che riguarda il clima e le variazioni del nostro clima. L'Antartide di suo è un laboratorio naturale proprio, perché qui si possono fare delle osservazioni che non si riescono a fare da nessun'altra parte al mondo. Io sono un oceanografo, mi occupo quindi di mare, di oceano, un oceanografo particolare, mi occupo più che altro di fisica degli oceani. Però, per esempio, chi lavora a terra, mi viene in mente chi gli astrofisici, per esempio, in Antartide trovano un ambiente così favorevole all'osservazione dello spazio che non trovano nessun'altra parte, ed è facile immaginarsi perché: un'atmosfera super terza, un'atmosfera anche più bassa qui in Antartide. E quindi questo è un esempio, ma soprattutto l'Antartide è diventata famosa e lo sarà ancora di più in futuro, perché da qui si sta scoprendo ancora di più rispetto a quanto fatto con studi condotti ad esempio in Groenlandia, il clima passato del nostro pianeta, attraverso, diciamo, delle misure particolari che si fanno nel centro specialmente del continente antartico, in zone particolari dove si sono depositate nel corso della storia del nostro pianeta strati e strati di neve che poi si è consolidata ed è diventato ghiaccio, è possibile andare a ricostruire il clima del nostro pianeta. E attraverso delle indagini che sono state fatte in passato, siamo riusciti a ricostruire l'andamento della temperatura media del nostro pianeta fino a 1 milione di anni fa. Un progetto che è attualmente in corso e di cui i risultati arriveranno, da quanto ci hanno detto, intorno al 2025-2026, dovrebbe addirittura rivelare l'andamento del clima nell'ultimo 1,5 milioni di anni. Quindi è inutile dire quanto sia importante a questo punto studiare qui, diciamo, il clima e la climatologia. Da un punto di vista oceanografico, il legame col clima è immediato. L'oceano stabilizza il clima in qualche modo. No, l'oceano sta facendo da assorbitore, ad esempio, all'eccesso di anidride carbonica che emettiamo con tutte le nostre attività che ci sono, no?
e sta facendo l'assorbitore del calore in eccesso dovuto al global warming, e tutto questo lo fa, diciamo, purtroppo non a costo zero, ed è questo quello che dobbiamo cercare di capire. Quindi l'oceano è un laboratorio ed è un elemento da studiare in maniera molto dettagliata, e qui in Antartide noi in particolare nel Mare Rosso ci occupiamo di capire come si formano delle particolari masse d'acqua che poi contribuiscono alla circolazione generale degli oceani, e la circolazione generale degli oceani è l'elemento che maggiormente interagisce e regola il clima. Io direi che al momento mi fermo qui, perché potrei andare avanti ancora per troppo tempo e non è il caso, e lasciamo quindi spazio se ci sono già delle domande eventualmente. Mentre magari si preparano le domande, permettetemi di presentarvi le altre persone che sono qui con noi nella stanza sono nella direzione nave. Allora, avete già avuto modo, vedete la telecamera di Stefano Ferriani, che è responsabile del laboratorio di navigazione, e a questo punto lo inquadro io, eccolo, che poi ci darà una mano con il collegamento e tutte le esterne. E poi dall'altra parte, come fosse un ring, dall'altra parte del tavolino c'è il collega Giuseppe Caivano, che è l'informatico, il responsabile del servizio ICT a bordo, che ci consente proprio il collegamento. Lo vedete con gli strumenti, proprio che sta sempre ottimizzando i parametri dell'antenna del collegamento satellitare, proprio per cercare di renderlo sempre più stabile e affidabile. E quindi se avete delle domande, se no ragazzi, le domande le potete scrivere nella chat, dove adesso non vedo niente, oppure potete anche alzare la mano e così magari io le leggo e le faccio per voi. Ma io ieri approfitto di questa posizione in cui, ecco, c'è una mano di una classe, e quindi la parola alla classe. Un ragazzo mi ha chiesto su che cosa hanno fatto la ricerca. Allora, vogliono sapere su che cosa avete fatto la ricerca. Ok. Allora, io dico una cosa e poi... Ok, scusate, non ho sentito. Dico, io introduco un attimo la cosa e poi per Paolo risponde. Sì, la nave è organizzata in tal senso, nel senso che dobbiamo ottimizzare la risorsa nave proprio, no? E quindi per fare questo, per consentire a più gruppi di ricerca di estrazione diversa di fare la loro attività, abbiamo organizzato diversi leg, quelli che in inglese si chiamano leg, sarebbero rotazioni, il che vuol dire che si va dalla Nuova Zelanda al Mare di Ross più volte nel corso della campagna. La campagna, non l'ho detto prima, è soltanto nel periodo estivo australe, il che vuol dire che va da metà ottobre fino a metà febbraio. Eccezionalmente quest'anno riusciamo ad estenderla, proprio per la caratteristica della nave che rompe ghiaccio, fino a fine marzo. Quindi le caratteristiche della ricerca... Posso dire che all'inizio, nel secondo leg, cioè questo che sta in conclusione, è oceanografico, mentre nel terzo leg è geofisico. Quindi lascio un attimo però il dettaglio delle cose a Paolo. No, io non perderei troppo tempo. Dopo avremo modo di parlare con i responsabili scientifici dei vari progetti a bordo, che vi spiegheranno per bene che attività fanno. Quello che ha detto Riccardo è sufficiente. Diciamo che questa campagna, questo secondo leg della campagna oceanografica, della campagna su navi in Antartide, è prevalentemente dedicata al mare e a misure che si fanno in mare per vari aspetti che poi vi spiegheremo. Le uniche domande che adesso vedo ancora, le uniche domande che vedo sono relative, allora, sul periodo in cui siete, l'avete già risposto, sulla temperatura che c'è fuori adesso, e poi eventualmente qualcuno diceva se si possono avere delle immagini, ma immagino che lo direte poi dopo. Qualcun altro chiede ancora come vi organizzate per l'alimentazione e per i rifiuti, ma immagino che ce lo direte, quindi adesso penso che risponderete con calma. Okay. Esattamente, okay. È arrivata una velina, esatto. Proprio da Stefano, al quale veramente lascio la parola, perché per quanto riguarda la temperatura,
Lui ha fatto il sistema che ci consente di leggere sempre e costantemente tutti i parametri della nave, e che è proprio il sistema di navigazione che ha diversi scopi, però lascio la parola a lui e poi io lo lascerei proprio pure andare fuori e si è già preparato con il giacchetto, quindi la temperatura ce la dirà lui di prima persona, insomma, quanto fa freddo o caldo, perché potrebbe stupirvi. Ecco, prendo la parola io adesso sto inquadrando un monitor su cui sono visualizzate le principali caratteristiche sia delle navigazioni sia degli aspetti atmosferici. Per venire subito a rispondere alla domanda, in questa parte vediamo che attualmente la temperatura è di 5 gradi, quindi non è particolarmente freddo. Forse oggi a San Giovanni Persiceto fa più freddo di quanto non faccia qua. Tuttavia, va considerato quello che si chiama il wind chill, che è questo, che decina 2 gradi. Il fatto che ci sia il vento, in qualche modo abbassa la temperatura superficiale corporea e quindi la temperatura percepita un pochino più bassa. Quello che vedete qui sostanzialmente rappresenta la nave, e in questo momento più in alto è la velocità della nave, che è di 13 nodi. 13 nodi vuol dire sostanzialmente una temperatura per la quale siamo andando di 20 cm all'ora. E questo qui invece è la velocità del vento, 8,2 nodi, quindi 16 nodi, non particolarmente forte. Io però adesso, per dare corso alla richiesta di immagini dall'esterno, mi sono munito di giacca, anche se non fa molto freddo, e provo a uscire dalla nave. Questo qui è un portellone che dà accesso all'esterno, e questo qui è il panorama che abbiamo. Ora, oggi a me sembra di essere a casa, no? Se guardate, praticamente è una giornata nebbiosa come molto spesso noi abbiamo dalle nostre parti. Quindi dopo 3 mesi di assenza, per me essere collegati con voi è un po' una rimpatriata. Peraltro io sono particolarmente legato all'istituto per tutta una serie di ragioni. La prima, ci ha studiato mia figlia, è un carissimo ricordo, e peraltro ne approfitto per salutare, se sono in collegamento, la professoressa Scagliarini, la professoressa Poma e Terreni. In più c'è anche un ragazzo che ci segue, so che si chiama Alberto Camisa, che saluto, e Federico Monese, anche lui credo sia tra i nostri ascoltatori, saluto anche loro. Infine, 4 anni fa ho avuto la fortuna di collaborare con l'istituto nell'ambito di alternanza scuola-lavoro. Il tirocinio era stato in qualche modo gestito dal professor Marco Tibaldi, che saluto. E ho un carissimo ricordo di un vostro ragazzo che si chiama Luca Ferragina, che ha dimostrato veramente delle grandi capacità. Ma lasciamo perdere un po' la nostalgia e il fatto di sentirsi a casa e cerco di illustrarvi un po' quello che vediamo. Innanzitutto Riccardo vi ha raccontato che la nave serve non solo per fare ricerca, ma anche per trasportare materiali nella base italiana, che ricordo è dedicata a Mario Zucchelli, un nostro compaesano, è nato a Trevalcore, ed è quello che ha dato una grande impronta allo sviluppo del PNRA, Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. Quelle che sto inquadrando adesso sono delle cisterne che portavano il combustibile, le stiamo riportando vuote in Nuova Zelanda perché ormai le abbiamo consegnato e la nave e la base ha già una scorta per la prossima campagna. Attorno a noi adesso c'è l'oceano, è l'oceano meridionale, come vedete è anche abbastanza calmo, però stiamo aspettando tutti la notte tra sabato e domenica, perché le previsioni meteo dicono che avremo, diciamo così, una parte un po' movimentata. La prua della nave, che sta fendendo le onde in questo momento, sta anche lievemente piovendo, e in lontananza, voi non riuscite a vederlo, c'è uno spettacolo eccezionale, un albatros che sta volando sul mare con una perizia che è veramente incredibile. Mi si è chiusa la porta, quindi non so se è caduto il collegamento. L'ultima cosa che io voglio farvi vedere è una cosa un po' tecnologica, è quella specie di sfera che vedete inquadrata in questo momento. E quella è la sfera che protegge l'antenna parabolica, la parabola, che serve a comunicare con voi. Quindi le mie immagini, la mia voce arrivano attraverso quell'antenna che manda l'immagine a un satellite e dal satellite vengono in qualche modo riflesse in Italia e fino a voi, all'Istituto Archimede. E altre cose per il momento fuori non ce ne sono. Purtroppo, come diceva Riccardo, il panorama non è tra i più esaltanti, ma probabilmente, chissà, nei prossimi anni, adesso che c'è questa liaison, forse potremo farlo da punti più panoramici o pittoreschi. Io lascio la parola a Riccardo,
che dovrebbe in questo momento andare in plancia, dove c'è il comandante e dove si governa la nave. Dopodiché riprendo la parola io per farvi vedere un po' la mia cabina e come si vive all'interno di una cabina. Passo quindi la parola a Riccardo. Allora, ciao a tutti, mi vedete ancora? Sì, sì, benissimo. Io vedo poche... Perfetto. E allora, come vedete, lo sfondo dietro di me è cambiato, ma perché appunto, come diceva Stefano, ci siamo mossi in un ambiente speciale, in un luogo speciale che è la plancia della nave. Intanto innalzo un po' la veduta e qui con noi potete vedere, no, adesso lo chiamo a venire qua, il comandante della nave, Franco Sedmak. Grazie Franco, tanto di essere intervenuto. Buonasera ragazzi. Da dove ci state? Benvenuti sulla plancia della Laura Bassi. Da dove ci state chiamando? Dalla provincia di Bologna. Sì, certo. Ci chiedevamo dalla provincia di Bologna. Qui per noi è mattina e quindi una delle domande era anche qual è la vostra ora locale. Quindi magari ditecela adesso, visto che c'è stata questa... Adesso possono, ci sono 12 ore che ci separano da voi. Da noi sono le 21:30. 21:30 di sera, del giorno... 11 febbraio, sì, non ricordavo bene. Sono uno dei problemi che qua i giorni diventano un po' uguali, no? Perché si lavora spesso, si lavora sempre, c'è sempre sole e quindi il numero magari non si ricorda, anzi il giorno neanche si ricorda, però fortunatamente poi rispondere dopo ai pasti, fortunatamente ci pensano i pasti, poi magari quando andiamo giù a mensa rispondiamo alla domanda di curiosità sul cibo. Io lascio la parola quindi a Franco che vi racconta com'è la nave, quanti siamo a bordo, perché so che c'era un'altra domanda su quello, e dati un po' tecnici, Franco, sì, di questa nave, sì. E poi dopo lo lasciamo al suo lavoro, insomma, che sta conducendo la nave, come avete visto, in condizioni difficili, c'è nebbia, ricomincia a diventare buio, ricomincia di essere buio, e quindi lo lasciamo un po' al comando nave, noi ci dirigiamo verso i laboratori. Eccomi qua, ragazzi, allora innanzitutto due parole che riguardano la nave. La Laura Bassi è il primo e unico rompighiaccio battente bandiera italiana. La nave è stata costruita in Norvegia nel 1995 su ordine di un armatore norvegese, appunto, che la utilizzò per 5 anni su rotte polari. Poi la nave è stata noleggiata agli inglesi, al British Antarctic Survey, e questi inglesi l'hanno usata sulla rotta Inghilterra, isole Falkland e penisola antartica. Tra le varie navigazioni importanti che ha fatto la nave, ha fatto anche un passaggio del nord-ovest, cioè praticamente dall'oceano Atlantico è passato all'oceano Pacifico attraverso l'Artico, cioè rotte che sono ancora un po' alla scoperta, ed è stata una delle prime navi che ha fatto uno di questi passaggi ad escort di un'altra nave più grande. È lunga, Laura Bassi è lunga 80 metri, è larga 17 metri, pescaggio massimo di 7,35, ed è una Polar Class 5, ovvero una nave che è capace di avanzare in un ghiaccio spesso 70 centimetri e ad una velocità che ragionevolmente si può dire intorno ai 7-8 nodi. I ghiacci ce ne sono vari tipi, appunto il ghiaccio che può affrontare questa nave qua è un ghiaccio di annata, c'è un ghiaccio che nasce nell'anno e che muore nello stesso anno. Questa nave, la classifica di Polar Class 5, significa che la nave può appunto affrontare questo ghiaccio di annata con intrusione un po' di un ghiaccio multiennale, che però è molto più duro e molto più pericoloso ed difficile da affrontare. La Laura Bassi è motorizzata con due motori Rolls-Royce, totale di 7.000 cavalli, e una sola elica, cioè i motori sono serviti a una sola elica, e poi ha 4 eliche di manovra, 2 di prora, 2 di poppa, rispettivamente sono da 800, 1800 e 800 cavalli. Quindi abbiamo 7000 cavalli di propulsione, invece abbiamo un'energia elettrica pari a 4000, possiamo avere un'energia elettrica pari a 4400 kW.
giusto per fare una proporzione, una casa, un appartamento oggi ha a disposizione 3 kW, noi ne abbiamo a disposizione 4.400, quindi a voi il conto per capire quanta potenza abbiamo a disposizione. Sì. Solo una curiosità, se seguite la telecamera di Stefano potete vedere gli ambienti della plancia dal quale il comandante sta parlando. Scusa l'interruzione, era solo No. Oggi purtroppo la giornata, insomma, già comincia a far scuro. Abbiamo lasciato l'oceano Antartico proprio oggi, quindi per definizione il 60° parallelo divide i due oceani, quello Antartico da quello dal Pacifico meridionale, quindi adesso siamo nell'oceano Pacifico meridionale, stiamo dirigendo alla volta della Nuova Zelanda, dell'isola meridionale della Nuova Zelanda, più precisamente del porto di Lyttelton, che è il porto commerciale della città di Christchurch, che è la terza città in grandezza della Nuova Zelanda, e siamo previsti di arrivare il giorno 15. Attualmente siamo 20 persone di equipaggio e 34 di scientifici, persone tra tecnici e scientifici, e un gruppo di persone che i tecnici che non hanno operato sulla nave, ma che abbiamo imbarcato nella base Mare Jukiel, che sono provenienti sia dalla base, che sono rimasti durante questa estate antartica, hanno operato nella base italiana, sia Mare Jukiel che Concordia. Concordia è quella base che si trova all'interno del continente, mentre Mare Jukiel è quella che si trova nella Baia Terranova, che noi con questa nave approvvigioniamo. C'era una domanda, Franco, così nel discorso magari la inserisci, era tra i vari impianti e come facciamo lo smaltimento dei rifiuti, magari lo facciamo qui in nave e poi raccontiamo alla base. Ecco, allora, diciamo che noi come smaltimento dei rifiuti abbiamo un garbage management plan che prevede la gestione differenziata dei rifiuti. Gran parte dei rifiuti viene incenerita, viene bruciata, abbiamo un inceneritore che è capace di sciogliere addirittura un po' tutto, addirittura teoricamente potremmo bruciare anche la plastica, ma noi siamo molto, siamo molto green, e quindi la plastica, sebbene potremmo bruciarla, comunque la differenziamo e poi la consegniamo quando all'arrivo nei vari porti, in questo caso al Lyttelton. Comunque abbiamo una severa segregazione dove si differenzia appunto la plastica da una parte, l'indifferenziato dall'altra e il vetro ancora un'altra parte ancora. Combustibile invece è un combustibile, abbiamo il gasolio, quindi un combustibile che non sporca, un combustibile green. Sì. E abbiamo come consumo, durante le traversate, quindi a regime di crociera, consumiamo circa tra le 16 e le 17 tonnellate di gasolio al giorno. Durante la ricerca invece si consuma di meno, perché si cammina più piano, e il nostro consumo si gira intorno tra le 9 e le 10 tonnellate, mentre quando dobbiamo affrontare delle situazioni di ghiaccio severo il consumo sale fino a circa 20 tonnellate di gasolio al giorno. Ok, c'erano delle domande, Franco? Sì, volevo ancora spiegare un momento di cosa è capace la nostra nave. Cioè, la nostra nave sì, è una nave da ricerca, ma è anche una nave logistica, quindi una nave che può portare sia ricerca che portare carico e anche passeggeri. Oltretutto, la nave è dotata anche di un helideck. Volevo dire che è dotata anche di un helideck che noi usiamo molto spesso, specialmente quando siamo giù nella base antartica per la movimentazione del personale. C'erano due domande collegate, una era quante persone in totale, e poi credo che sia interessante far vedere quello che sta inquadrando Stefano, cioè le scialuppe, come avviene il soccorso, perlomeno un'emergenza, come si gestisce un'emergenza a queste latitudini che pericoloso. Cioè, diciamo che allora questa nave è dotata di un certificato che si chiama Polar Code, e questo certificato prevede che la nave sia robusta, che abbia una certa motorizzazione e che possa resistere a una certa temperatura. La nave come scafo e come motorizzazione
è costruita per resistere a temperature a meno 30, mentre per quanto riguarda le nostre dotazioni di sopravvivenza, di life saving, quindi diciamo mezzi di sopravvivenza collettivi e individuali, sono collaudati e sono collaudati per temperature che possono resistere fino a 20 gradi, fino a meno 20 gradi. Generalmente la nostra operatività avviene però a temperature che si girano massimo a meno 10 gradi, anche perché comunque noi veniamo da queste parti nella stagione buona, quindi durante l'estate antartica. Quante persone in totale? Che c'è la scialuppa lì che ci... Allora, abbiamo 42 persone totali per Lancia, ne abbiamo due, oltre a queste però abbiamo anche delle zacche di salvataggio. E la gestione dell'abbandono nave è divisa in due parti, cioè l'abbandono nave in acque libere e l'abbandono nave sul ghiaccio. Quindi anche le nostre zattere, abbiamo delle zattere particolari che non vengono gettate a mare, ma vengono ammainate, teoricamente andrebbero ammainate sul ghiaccio e poi aperte una volta che si trovano sul ghiaccio e vanno a costituire più che un mezzo galleggiante, più servono come un mezzo di, come un shelter, come un ridosso. Cioè. Come, ok. Franco, se ci vuoi far vedere un po' la plancia il personale di bordo. Volevo presentare un attimino anche i nostri ufficiali, abbiamo qui con noi gli ufficiali di navigazione, Matteo Di Silvestri, buongiorno, e poi c'è il nostro marinaio Nunzio Limonio. Ciao, buongiorno. Tutti e due sono veterani sia dell'Antartide che dell'Artico, e insieme abbiamo fatto tanti viaggi, tante spedizioni, in particolare con Nunzio è da 20 anni, da 16 anni che siamo insieme, e con Matteo sono buoni 6-8 anni, se non sbaglio, no? Quindi vi faccio vedere un attimino la console. Qua abbiamo due radar, qua abbiamo dei sistemi di navigazione. Su questo monitor qua abbiamo un sistema di gestione di tutte le motorizzazioni di bordo, cioè teoricamente da qua siamo capaci, potremmo anche avviare direttamente i motori, gestire completamente la nave, la motorizzazione della nave. Qui abbiamo invece due sistemi di navigazione elettronica, qui c'è l'autopilota, qui abbiamo un radar, banda X, dall'altra parte c'è un altro radar, invece questa è la console, diciamo, di conduzione, diciamo di guida, di conduzione. Questo stick qua è il timone, generalmente la nave quando si va in manuale si manovra con questo stick qua. Questo qua è il telegrafo di macchina, ovvero una sorta, potremmo chiamarlo una sorta di acceleratore, mentre con queste due leve qua si gestiscono i propellers, cioè le eliche di manovra, quelle prodiere, queste e quelle pompiere. Come vi avevo detto prima, ne abbiamo quattro, questa ha 800 cavalli, questa ha 1000, questa 800, questa 800. Oltre a questo propulsore qua, a questo comando che gestisce l'elica principale, l'unica elica principale, abbiamo pure un backup, cioè nel caso di un'avaria al motore principale o all'elica, abbiamo quest'altro sistema che è una sorta di fuoribordo telescopico, il quale nel malaugurato caso di un'avaria alla propulsione principale è in grado di riportarci a casa ad una velocità ridotta, insomma, comunque sempre pari a 4, ne abbiamo testato una velocità che più o meno si gira intorno ai 4 nodi e mezzo. Insomma, è un sistema di emergenza e di backup. Qui ancora abbiamo dei coscandali, ne abbiamo due, uno di qua, uno di là, questo è il coscandale scientifico. Qua abbiamo due GPS. Nella coscandaglio, adesso se potete vedere, ci sono circa 4300 metri di fondale. Qua abbiamo due GPS, si vede male perché la luce ormai è quello che è, e qua invece abbiamo due anemometri, un altro ne abbiamo sopra, tre, là c'è un correntometro, un ripetitore della giro, e poi ci sono gli indicatori dei due motori, dell'elica, dei due motori principali. Dietro a noi ci sono sistemi di antincendio, questo è un sistema di comando delle porte stagne, remoto delle porte stagne, la nave è divisa in tanti settori che ne garantiscono la leggibilità anche in caso di qualche falla. Questo invece è un sistema antincendio. Ci sono due domande che fanno. Allora, la prima è quanti chilometri all'ora sono 4 nodi, ma l'altra è qual è il percorso di studi per diventare comandante?
poi l'altra è quant'è costata la nave, quella la dico io dopo. Ma questo non si dice. Allora, prima, quanti allora, sono i quattro nodi di velocità? I quattro nodi di velocità sono circa 7 km all'ora. E l'altra è, qual è il percorso di studi per diventare capitano? In realtà sarebbe il comandante, però. Cioè, allora, quando ho fatto io, no, prima ho fatto il nautico ovviamente, quindi 5 anni di nautico, poi ho preso il patentino, altri 18 mesi di navigazione, ho fatto un esame in capitaneria e ho preso il patentino che mi ha abilitato a fare l'ufficiale. L'ufficiale, il secondo o terzo ufficiale. Poi ho fatto altri 48 anni, mesi, scusa, no, anni, mesi di navigazione, un altro esame in capitania che mi ha abilitato a prendere il titolo di capitano di lungo corso. Allora, io dalle domande immagino che ci vediate e ci sentiate bene, vero? Ci date un cenno? Così diamo anche un ritorno all'informatico, insomma, che ci sta seguendo. Benissimo, abbiamo sentito e visto tutto, grazie. Riccardo, allora c'è la domanda sul costo. Quando avete finito mi passate la linea? Sì, mi passi la linea così facciamo vedere. Guarda, manca quando manca siete poco. Pronti. Io sono perfetto. Perfetto. Allora guarda, poco e lasciamo libero il comandante e gli ufficiali e poi scendiamo giù. E allora la domanda sul costo. Allora, una nave, uno yacht, diciamo, di lusso, più o meno va a 1 milione al metro. Questa nave che è di 80 metri, però l'abbiamo comprata usata. E allora fate un po' la proporzione, diciamo che la nave dai cittadini italiani, dallo Stato italiano, è stata comprata, come diceva il comandante, per volontà di tutta la comunità scientifica, quindi ripeto, è un finanziamento statale, è stata pagata 12 milioni e mezzo. Ok. Sì, no, non abbiamo detto ancora il nome della nave. La nave adesso si chiama Laura Bassi. Prima si chiamava ancora Sir Ernest Shackleton e ancora prima nasceva con il nome di Polar Queen, regina polare. Voi sapete perché si chiama, chi era Laura Bassi? Mi sentite ragazzi? Qualcuno di voi sa chi era Laura Bassi? Era una loro compaesana, no? Magari alzate la mano. Sì. Laura Bassi, io vi posso aiutare. Laura Bassi è una scienziata bolognese. La seconda P. Dai. Sì, ma no, non solo scienziata, di più. Era una fisica. Anzi, qua è una donna fisica. Il nostro coordinatore scientifico mi sta correggendo, sta dicendo molto di più. Era un fisico. È una cosa paesana, lo dovete sapere. Era un fisico bolognese. Esattamente, sì, però sì, è sì. La prima donna che ha fatto la carriera accademica al mondo ed era italiana, di Bologna. All'Università di Bologna. Quindi ancora di più. Ma anche io lo sapevo, quando hanno dato questo nome qua sono andato su Wikipedia a guardare, quasi nessuno di noi lo sapeva. Però uno dei ragazzi l'ha indovinato, bravo, io suggerirei di dargli un 10. Posso farvi io una domanda? Ragazzi, posso farvi io una domanda? Come sono andate le pagelle? Alla grande. Alla grande, va bene, bene, vuol dire che i professori sono bravi. O buoni, non so, il che è diverso, eh? Allora, io lascerei la parola a Stefano che vi mostra uno dei locali fondamentali della nave, che è la cabina. Lasciamo il comandante e poi per rispondere alle altre domande, che ho preso sempre la velina, io mentre parlate prendo appunti, e ci avviciniamo verso gli altri locali, ok? Io vi saluto e vi ringrazio per averci fatto visita e vi invito a venirci a trovare al prossimo ancora grazie a tutti. Bene, adesso sono Stefano. Io sono due piani. I saluti.
Bene, dopo i saluti e dopo aver ringraziato il comandante per la disponibilità che ha sempre dimostrato in tutti questi collegamenti con le scuole, io mi trovo due piani sotto il ponte di comando. Questi sono gli alloggi degli tecnici e degli scientifici che vengono in base e che operano sulla nave. Come vedete ci sono varie cabine, io adesso sto percorrendo il corridoio, questa è una cabina abbastanza angusta, è molto piccola, ci sono soltanto due posti letto, giù in fondo c'è il bagno, e in fondo a questo corridoio, nascosta dalla tenda, c'è la mia cabina. Io sto condividendo la cabina con Giuseppe, che è l'informatico che avete conosciuto sopra. Appena si entra c'è un attaccapanni dove noi in qualche modo cerchiamo di utilizzare al massimo, e quello che vedete è una cabina. Poi dopo vi racconterò che cos'è quell'oggetto giallo che giace su uno dei tre letti della cabina, e da questa parte ci sono le cuccette. Sopra dorme Giuseppe, come vedete, e sotto quello è il mio letto, è il mio lettuccio che, nel quale sto dormendo sostanzialmente da 3 mesi. È abbastanza comodo. Abbiamo anche la vista a mare, nel senso che c'è l'oblò col quale possiamo vedere ogni tanto il mare, e poi è dotato anche di un bagno. È un bagno che ha una particolarità che vi faccio vedere subito, non è molto grande, ma ha tutte le cose necessarie che servono per l'igiene personale, e quella che vedete qui è una maniglia nella doccia, non perché siamo anziani, ma perché quando la nave in qualche modo è soggetta a un mare abbastanza turbolento, è necessario in qualche misura ancorarsi a questa maniglia. Ancora due cose sulla sicurezza. Nelle cabine abbiamo, ogni passeggero ha una borsa di questo genere. La vedete? La sto inquadrando. Quando c'è un allarme generale, noi dobbiamo recarci in mensa, dove è già Riccardo, e tra un po' gli passeremo la linea, per poter essere guidati dall'equipaggio per poter uscire in qualche modo e in qualche modo mettersi in salvo. Dentro queste buste, questa rossa, c'è un apparato di questo tipo. Questa è una tuta di sopravvivenza. Come vedete è una tuta che ha integrati le parti dei calzari, ha dei guanti particolari, e questa tuta è una tuta che permette sia di galleggiare sia di resistere alle temperature rigide dell'acqua che ci sono nel mare. Senza questa tuta si dice che la sopravvivenza è dell'ordine dei 4 minuti. Con questa tuta invece i tempi di sopravvivenza si allungano parecchio. Ovviamente poi, come ha detto il comandante, la nave è dotata di tutti i sistemi di sicurezza collettivi, le zattere, cose di questo genere. L'ultima cosa, prima di dare la linea a Riccardo, che vedo in ottima compagnia, e quindi diciamo il mio è un discorso abbastanza noioso, vi faccio vedere che c'è anche un salvagente che però in queste acque, diciamo così, non è molto utile. Forse questo qui è utile quando arriveremo in Nuova Zelanda, dove adesso è estate, ed eventualmente potrebbe essere utile per un discorso di salvataggio in quelle acque oggi calde, insomma. Io è tutto dalla mia cabina. A questo punto passo la linea a Riccardo, e dopodiché io mi reco a Poppa, dove ci sono i laboratori, e aspetto che di essere raggiunto dai miei due compagni di viaggio. A Riccardo. Allora, ragazzi, come avete visto prima, siamo venuti in un altro locale che è un salottino, la sala rossa. Diciamo, la nave ne è dotata di pochi, diciamo, la sala rossa, la sala verde, che li distinguono proprio il colore delle poltrone. E qua quello che vedete è come passano il tempo libero le persone che sono a bordo. Alcune stanno qui che non è che fanno proprio il cucito, devo dire, non è che stanno lì facendo il centrino, però eccolo, stanno facendo lezioni di nodi. Perché in un qualche modo, insomma, bisogna passare il tempo, ma poi soprattutto in maniera costruttiva. E quindi c'è qui il nocchiere della Marina, Patrizio Cupido, eccolo, ciao, che sta insegnando alle persone, insomma, che sono venute dalla base a fare i nodi, proprio perché non si sa mai un domani. Anche i centrini in realtà vedo, però sono tappetini, esatto, esatto. E poi se avete delle domande sulla parte tecnica di come si fanno, facciamo a parte, insomma. Io quindi continuerei il giro se al momento non ci sono domande. Comunque ce n'era una su ci sono donne a bordo, ecco, c'è una piccola rappresentanza, devo dire, però è veramente piccola, perché tipicamente si cerca di rispettare, come sempre, ma come il caso, in realtà il 50%, cioè nel senso che non c'è selezione uomini e donne, dipende da quello che diciamo che capita rispetto alla ricerca, però tipicamente, insomma, siamo in un buon rapporto.
tra tutte le basi, intendo, Nave, Zucchelli e Concordia Station. Quindi se non avete domande, io direi che andiamo a mensa, così rispondiamo a quelle domande sul cibo, sulle giornate, e poi nel frattempo Stefano, se lo seguite nella telecamera, vi fa vedere che lui sta andando verso i laboratori. Allora ringraziamo loro, grazie mille, scusate l'intrusione. Ci sentite? Sì, ancora? Si sente, certo. Perfetto. Allora, questa che vedete qui, spero che la vediate, è la mensa. Ci sono 50 posti e qui noi passiamo ovviamente pranzo, colazione e cena. E, una piccola particolarità, le sedie sono ancorate perché sennò ci si cadrebbe. E giusto colgo l'occasione per raccontarvi come si scandiscono le giornate. Se non sbaglio era una delle domande, giusto? Intanto le giornate sono dedicate al lavoro, ma adesso non guardate il fatto che stiamo in trasferimento, però abbiamo lavorato fino ad oggi con delle acquisizioni da parte di una ricercatrice che probabilmente vedrete giù nei laboratori, che ha fatto dei rilievi batimetrici. E quindi la nave è sempre operativa, bisogna sempre cogliere l'occasione di ogni trasferimento per fare ricerca e acquisire dati. Le giornate quindi sono scandite dai pasti normalmente, come facciamo sempre, quindi pranzo, colazione e cena, ed è molto molto utile, perché essendo operativa sulle 24 ore si rischia sempre di scambiare il giorno per la notte e poi di perdere i ritmi, che come vediamo se ci sarà il dottore giù a bordo, giù a poppa, è fondamentale mantenere il ritmo circadiano. Ma questo lo dovete fare sulla scala anche settimanale, nel senso che per vedere il tempo che passa, le settimane che passa, ci viene in aiuto proprio la cucina. Strano a dirsi, vero? Perché i pasti sono scanditi, nel senso non è che c'è una routine dei sempre stessi pasti durante la settimana, però ci sono dei giorni speciali, tipo la domenica e il giovedì quando c'è il dolce, oppure il martedì e il sabato quando viene concesso dell'alcol. Tenete conto che la nave è dry, vuol dire che non c'è alcol a bordo, e soltanto in queste due giornate viene concesso un po' di vino oppure un po' di birra, che è la giornata speciale del sabato. Quindi se non ci sono altre... dicete cibo preconfezionato, è la domanda, diciamo, perlomeno la nota che ho preso. Allora, il cibo parte fresco, nel senso che noi facciamo gli acquisti, se volete, di cibo fresco dalla Nuova Zelanda, poi durante il trasferimento lo consumiamo. Però dovete vedere che in realtà la nave sta operativa anche due mesi, e quindi il cibo fresco comincia ad andare a male e a finire. E quindi cominciano ad esserci altri cibi. Ad esempio, per quanto riguarda la frutta, all'inizio abbiamo anche i kiwi, abbiamo avuto anche le ciliegie con nostro Gioia, però quelle durano una settimana, dopodiché cominciano a comparire le mele. Una volta sono finite le mele, cominciamo con le arance. Quando sono finite le arance e comincia la frutta sciroppata o la macedonia, ecco, comincia a dire che è il momento di tornare a casa, vuol dire che è cominciato a passare parecchio tempo in spedizione e quindi è il momento di chiudere. Così come la verdura, è inutile vi dico l'elenco delle verdure fresche che si mangiano, quando arrivano il cavolo, com'era, il cavolo cappuccio, che in realtà neanche ci piace, però cavolo cappuccio e gli sottaceti, ecco, quello è sintomo molto 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 grave. E era comparsa un'altra domanda adesso al volo. Quante ore? Allora, si cerca di rispettare gli orari di lavoro. Voi dovete sapere che qui per il PNRA l'orario di lavoro è 12 ore al giorno. Però ovviamente si possono fare delle deroghe, un po' più, ma soprattutto anche un po' meno. In realtà in nave è un po' particolare l'orario di lavoro rispetto alle altre basi, perché la nave si sposta per fare dei campionamenti. Allora capita che dei gruppi di ricerca stiano in riposo, tra virgolette, per un giorno intero e poi magari debbano lavorare per 36 ore continuative perché devono fare dei campionamenti ripetuti a poca distanza l'una dall'altro per rispettare una serie temporale, per catturare delle evoluzioni magari che sono proprio interesse e merito della ricerca. Quindi in nave è un po' particolare.
Nelle altre basi invece no, si cerca di rispettare l'orario di lavoro, quindi si inizia a lavorare alle 8 dopo aver fatto colazione, un'ora di pausa pranzo e si riprende circa alle 2, 2 e un quarto, fino alla sera alle 7, 7 e mezza. Questo più o meno è il periodo di lavoro. Ok, allora io vedo già Stefano collegato giù, ok, l'altra domanda è l'aspetto psicologico, ok, se c'è il dottore giù nei laboratori, rigiriamo la domanda. Io lo vedo già in lontananza, quindi la conserverei per lui. Oppure già Stefano potrebbe fargli rispondere, visto che lo vedo già in laboratorio. Giusto, Stefano? Riccardo. Mannaggia, ci ha lasciato... Credo che abbia avuto un problema di connessione, sono sicuro che si riconnette. Nel frattempo noi ci spostiamo verso il laboratorio, ok? E veniamo giù. Intanto se avete domande... Eccolo Stefano. Stefano? Riccardo, è caduto il collegamento. È caduto il collegamento e siccome la risposta del dottore conviene che la raccolga tu col microfono, io ho soltanto quello personale, si sentirebbe male, io vi prego di raggiungerci al più presto, insomma io vi aspetto, intanto mando in onda le immagini, ok? Grazie. Noi attraversiamo il cinema? Buonasera, scusate, sono i ragazzi di un istituto di Bologna, buonasera. Vedete nero, però stanno vedendo un film. Scusa. Che film è? Arrivederci. Ok, quello che vedete davanti è un corridoio che attraversa la stiva della nave. Probabilmente cade il collegamento, ma non vi preoccupate, lo recuperiamo subito appena apriamo la porta. Ecco, io intanto, mentre Riccardo ci raggiunge, posso dirvi che sono nell'anticamera del laboratorio e sto vedendo già che Riccardo ci sta raggiungendo. Quindi eventualmente il collegamento è salvo, diciamo. Quindi adesso Riccardo sta entrando, io mi taccio e lascio la parola a Riccardo. Ok, buonasera. Ciao. Allora, loro sono i ricercatori che hanno svolto ricerca qui a bordo, la panoramica ve la faccio io. E facciamo prima rispondere al dottore che è qui e poi dopo lasciamo la parola a voi che raccontate la ricerca. E vi presento subito il dottore. Vedete? Giovanni Ciao Chiarini. Fa un po' scomodo questa presentazione. Il dottore. E la domanda era sugli aspetti psicologici. Allora, come gestite l'aspetto psicologico durante le spedizioni? Allora, è una domanda un po' difficile per un medico, perché di fatto il mio compito principale è... io sono un rianimatore, anestesista e rianimatore, quindi mi occupo in realtà più dell'emergenza medica, diciamo... più prettamente medica, che speriamo non avvenga mai ovviamente in questo posto. Gli aspetti psicologici in realtà non sono un compito prettamente mio, nel senso che sono un compito di tutti. È chiaramente importante sia ai fini della salute, sia ai fini in realtà del lavoro anche scientifico, trovarsi bene, gestire anche i rapporti personali, cosa che per strettezza del posto avvengono quotidianamente in maniera abbastanza stretta, e sono sì chiaramente importanti. Non ci sono modalità particolari in cui gestiamo i rapporti personali, se non ovviamente rispettarci al massimo. Quindi siamo ancora pestati, per cui direi che sta funzionando per ora, ovviamente. Quasi. quasi, con la tira stanza bici. No, scherzo. Scherzi a parte. Effettivamente nella fase di selezione, quando veniamo qua, io stesso per venire qua, diciamo che la parte psicologica, più che altro la gestione dello stress, la gestione anche di più o meno lunghi periodi di isolamento sono chiaramente importanti, anche la consapevolezza che in effetti si è molto isolati rispetto al resto del mondo. Intervengo per dire che il personale che partecipa alle campagne subisce una selezione medica, diciamo, e per quanto riguarda la salute fisica del corpo. Però facciamo anche dei test psicoattitudinali e quindi veniamo valutati anche da quel punto di vista. Non solo, per partecipare alle spedizioni, tutto il personale fa un corso di addestramento di 15 giorni e uno degli aspetti è proprio quello psicologico, cioè per la prima settimana veniamo diciamo istruiti, formati e informati su come ci si comporta in Antartide, per la seconda settimana facciamo un campo remoto
che può essere o diciamo sempre in zona Monte Bianco, però o su un prato, diciamo, oppure dentro al Monte Bianco, e lì viviamo una condizione di isolamento in tenda con persone che non conosciamo, e questo serve pure proprio come addestramento a vivere con persone che non conosciamo in spazi ristretti, perché qua, come se avete visto un po' anche dalla cabina di Stefano, gli spazi sono molto ristretti. L'ultima nota, sembrava una domanda semplice, ma in realtà si è allungata un po'. L'ultima nota è per le persone di Concordia. Non vi ho detto che Concordia è una base invernale, il che vuol dire che ci sono circa 13 persone adesso che stanno facendo il loro periodo di inverno, che vuol dire che sono entrate a novembre e usciranno a novembre del prossimo anno. Questo perché è particolare? Perché, come sapete, l'Antartide ha 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte. Ecco, loro faranno il periodo invernale di buio. Ed è importante perché l'isolamento in 13 persone a temperature di meno 80 gradi, dove non si può uscire e non ti possono venire a salvare, ripeto, non, se c'è un'emergenza di qualsiasi tipo non ti possono venire a soccorrere, e stando poi al buio per tutto quel periodo, quindi al freddo, buio in pochi, è un viaggio tipo le missioni spaziali su Marte, è quello che fondamentalmente simula quello. Quindi loro stessi che conducono ricerche, che conducono gli esperimenti per conto di alcuni ricercatori che magari stanno in Europa, in Italia, sono soggetti a sperimentazione, quindi vengono studiati da dei medici dell'ESA. La domanda è per me. Ho detto, fate esercizio fisico durante la... Vediamo, perché effettivamente sono un cultore dell'esercizio fisico, ma effettivamente abbiamo la possibilità di fare esercizio fisico almeno una volta al giorno. Gli spazi chiaramente sono stretti, quindi facciamo di fatto tutto a corpo libero, abbiamo un tapis roulant, due ciclette di fatto, ma il resto lo facciamo a corpo libero, per cui sì, si mantiene anche... Allora, io ecco, molti mesi al buio, non è tanto il buio ma è l'inattività che fa, insomma. Infatti durante la domanda, scusate, dice gli effetti del buio sul corpo. Non è tanto il buio, diciamo, ma è l'inattività in uno spazio ristretto, quindi fanno proprio esercizio fisico anche nella base Concordia, ed è merito proprio della come si chiama, dello studio dei medici dell'ESA. C'era un'altra domanda, non l'ho letta. Ecco, come puoi vedere non molto, nessuno. Diciamo che ti devi affidare o qualcuno, in questo caso marinai, oppure qualcuno nella base che di secondo lavoro ha tagliato i capelli al fratello, al cugino, allo zio, e così. I risultati sono più o meno buoni, ma non ci giudicate per questo, e ricordateci in un altro modo. Io lascerei, visto che siamo nei laboratori, dobbiamo parlare diciamo dell'attività di ricerca, che è il motivo vero che siamo qui in Antartide, dare la parola a Pierpaolo, che ci introduce ai laboratori, e poi ai ricercatori che sono qui con noi nel laboratorio. Poi le altre domande magari le facciamo dopo. Allora, Stefano, con l'altra camera, vi sta mostrando un po' l'ambiente intorno. E allora vedete che questo è un laboratorio particolare, dove innanzitutto quello che risalta è la presenza di tanti monitor, ai quali potete immaginarvi siano collegati altrettanti computer, o grosso modo più di lì. Bene, questo è il cosiddetto laboratorio dry o secco, perché in effetti noi, facendo attività di misura in mare e essendoci un'attività che prevede anche il campionamento dell'acqua, dobbiamo separare gli ambienti dove l'acqua può entrare e dove l'acqua non deve entrare. Ecco, qui dove c'è tutta questa apparecchiatura elettronica, ovviamente l'acqua non deve entrare, da questo il laboratorio deve essere dry. Ogni monitor che vedete qui, grosso modo ogni monitor, è il ripetitore, diciamo, di uno strumento che sta operando in un certo momento specifico della campagna, facendo alcune misure. Ad esempio, adesso vi presento il primo ricercatore che si trova qui, da questa parte qui, Pasquale Castagno, si trova di fronte, come vedete, a un monitor dove ci sono invece dei, adesso Stefano ve lo fa vedere meglio più in dettaglio, dove ci sono invece dei grafici che adesso ci racconterà che cosa rappresentano e qual è lo strumento collegato a questo monitor. Vai Pasquale. Allora io faccio parte del gruppo di oceanografia, cioè studiamo l'oceano. Perché siamo qui? Perché nel mare di Ross? Allora, l'Antartide in generale, il mare di Ross nello specifico, sono importantissimi per la circolazione dell'oceano. Circolazione dell'oceano significa anche per la ridistribuzione del calore sulla Terra, e quindi hanno un impatto molto importante sul clima. Naturalmente, oltre alla ridistribuzione del calore sulla Terra, abbiamo anche
un impatto su quella che è la CO2, soprattutto quella antropica che viene assorbita dall'oceano, e in particolar modo l'oceano meridionale, cioè l'Antartide, è una zona dove, che si chiama di sink, cioè una zona serbatoio dove viene accumulata CO2. Allora noi siamo qui per capire quali sono i processi, come funziona il mare di Ross e come questo ha un impatto sul clima. Come facciamo a studiarlo questo? Lo facciamo utilizzando diversi strumenti. Uno di questi è uno strumento che si chiama CTD, che misura praticamente la temperatura, la quantità di sale, cioè la salinità del mare, e anche altri parametri, quali per esempio la quantità di ossigeno nell'acqua, la quantità di quanti diciamo fitoplancton c'è nell'acqua, e poi con questo strumento possiamo raccogliere dell'acqua e studiare e capire anche quanta CO2, poi qual è l'acidità dell'acqua, quanta CO2 diciamo viene disciolta in acqua. Questo che vedete a monitor, che riescono a che vedete, ci sono diverse linee, diverse una figura con diverse linee che mostrano diversi parametri. Ogni colore è un parametro, e questa rete misura la temperatura, la salinità e altri parametri dalla superficie fino al fondo, in questo caso di 800 metri. E abbiamo la blu, che è la temperatura, per esempio, la rossa, che è la salinità, la verde, l'ossigeno, questa nera è quello che dicevo io prima, la fluorescenza, che ci dà un'idea della presenza di fitoplancton, e c'è più qui, c'è la torbidità, cioè quanto è torbido l'oceano. Questo viene fatto con uno strumento che ho detto si chiama CTD, che vedrete forse probabilmente all'esterno della Rosetta, non so se riuscite, no perché purtroppo c'è brutto tempo, c'è mare, non riusciamo ad uscire, ma è una struttura molto grande sulla quale ci sono in questo caso 24 bottiglie con una sonda vera e propria, lo strumento che misura questi parametri, che viene calata con un verricello al di fuori della nave, arriva sul fondo e poi risale in superficie. E quando risale in superficie possiamo raccogliere anche i campioni d'acqua che poi vengono analizzati dai chimici, dai biologi e da altri ricercatori che si occupano di tante altre cose. C'era una domanda, se non mi sbaglio, giusto? Non sono riuscito a leggerla. Guardiamola nella chat. Sì. Allora, ecco, no, non nel campo tuo, però vabbè, le prendiamo nota. Sono di che materiale è fatta la nave, spazi ricreativi e avete visto qualche pinguino? Sì, comunque dopo rispondiamo magari nel dettaglio. Allora, un altro importante strumento che abbiamo a bordo serve praticamente per osservare se in colonna d'acqua ci sono, diciamo, pesci o qualcosa di simile ai pesci che vive pure in acqua, che sono ad esempio i crostacei. Perché adesso qui c'è Giovanni Canducci che vi spiegherà perché è importante osservare, diciamo, questi, cosa c'è presente in colonna d'acqua e cosa si usa per farlo. Vai Giovanni. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giovanni e sono un tecnico sonar. La parola sonar vuol dire sound, navigation and ranging. La Laura Bassi è dotata di diverse tipologie di sonar. Il termine sono sicuro che non vi dice niente di nuovo e comunque l'avete sentito nominare in diversi ambienti. Il sonar non è nient'altro che uno strumento che emette suoni in acqua e calcola il tempo che questo suono ci mette a ritornare indietro. Nel suo tragitto in acqua può incontrare dei bersagli che vengono riflessi, o per meglio dire che riflettono quell'intensità o quella marcatura acustica in un determinato modo, e noi che siamo qui a bordo cerchiamo di dargli un'interpretazione. Io mi occupo per lo più di interpretare i riflessi dei suoni in colonna d'acqua. Sempre sulla stessa nave ci sono altri ricercatori che si occupano di interpretare i suoni quando vanno a colpire il fondo e quindi a fare batimetria, oppure a interpretare i suoni quando attraversano il fondo e a vedere di quanti strati e di quale composizione questi strati sono fatti. Qui su questo schermo potrete vedere un sonar particolare, che è l'ecoscandaglio, di sicuro ne avete sentito parlare. L'ecoscandaglio è un sonar che dirige il suono verticalmente nella colonna d'acqua. Qui ci sono sei finestre, sono in pratica sei sonar in uno, in ogni finestra viene emesso un suono ad una frequenza diversa. Partendo da sinistra verso destra abbiamo suoni a 18 kHz,
38, 70, 120, 200 e 333. Vi potrete domandare perché, ma se guardate bene l'immagine, potete dare la risposta da soli. Qui vedete quello che noi chiamiamo un banco o uno sciame, in questo caso di krill, che è un piccolo gamberetto. Le basse frequenze lo riflettono poco, le alte frequenze fino a 200 kHz lo riflettono molto. In particolar modo viene riflesso in maniera molto intensa a 120 kHz. Se andiamo a plottare i valori di riflessione su un asse cartesiano, queste intensità che noi rappresentiamo con dei colori sono la firma acustica della specie che è oggetto di studio. Qui nel mare di Ross mi sono occupato dello studio della valutazione dell'abbondanza e della distribuzione di due specie in particolare, Leophasia superba e Leophasia cristallorhodes. Sono dei gamberetti, adesso ve li faccio vedere perché abbiamo qui uno screensaver, eccoli qui. Questa è Leophasia superba. La cristallorhodes è più o meno simile, ma ha una dimensione molto più piccola. Come vi dicevo prima, ha il massimo della riflessione intorno ai 120 kHz, e andando a metterlo su un asse cartesiano vedremo una curva. Quello che abbiamo fatto qui durante questa campagna è un cosiddetto survey acustico. Se guardate qui su quest'altro schermo, vedete tutte queste linee. Queste linee prendono il nome di transetti. Un transetto è praticamente la rotta della nave, e in questa rotta è acceso l'ecoscandaglio, ad una velocità costante l'ecoscandaglio emette dei suoni a diversa frequenza e copre un'area. L'area coperta è tutto il mare di Ross. Quest'anno abbiamo fatto una bella campagna. In giallo i transetti dove siamo riusciti a passare e in arancione quelli dove non ci siamo riusciti per via del ghiaccio o per via di condizioni meteo sfavorevoli o la concorrenza di altre attività. Alla fine della campagna, associando i valori che vengono fuori dall'ecoscandaglio alle linee che avete visto su questo schermo, noi saremo in grado di avere delle distribuzioni di biomassa e di presenza assenza delle diverse specie lungo le rotte che sono state incrociate con la nave. Okay. Avete domande? Ce ne sono tante. Una credo che la possiamo subito risolvere, e giusto credo sia di curiosità dello schermo che è vicino all'ecoscandaglio, sì. E se gli orsi polari si avvicinano. Ah, questa è interessantissima, però vi rispondo con un'altra domanda. Secondo voi, qua giù, noi abbiamo visto orsi polari? Avete già risultati? Sì, abbiamo già dei risultati riguardo le specie presenti. Quello che ti posso dire, Giorgia, giusto? È che se guardi qui su questo schermo, sopra questa linea arancione, la specie più presente e abbondante era Leophasia superba, quella che ti ho fatto vedere lì in foto. A sud del mare di Ross, vicino a queste due linee gialle, invece la specie più presente era quella più piccolina, la Leophasia cristallorhodes. La quantità è ancora oggetto di calcolo e di elaborazioni che prendono il nome di post-processing. Bella domanda, le balene. Le balene perché è importante? Vi rispondo, è importante osservare il krill perché il krill è praticamente, adesso vi dico un parolone, in termini ecologici è uno dei responsabili del trasferimento di energia dai livelli trofici più bassi a quelli più alti. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente, come ben sapete, l'energia viene captata dal sole, sulla terra viene captata dalle piante, in mare dal fitoplancton, cioè da delle piante unicellulari piccolissime. Il krill si nutre di queste piantine, che sono delle microalghe, ok? Quindi prende questa energia e la rende disponibile per i grandi predatori, tra cui le balene. Qui nel mare di Ross si osservano, e abbiamo osservato, grosso modo due specie, le Milky Whale e le Humpback, le balene azzurre. Le balene azzurre più nel nord del mare di Ross, le Milky Whale più nella parte sud del mare di Ross. È probabile che questa differenziazione delle specie all'interno del mare di Ross sia dovuta proprio al fatto che le ultime preferiscono questo gamberetto un po' più piccolo e le altre, che sono anche più grandi di dimensioni, preferiscono quell'altro tipo di gamberetto, quello un po' più grande, Leophasia superba. L'orso? No. Ma l'orso ve lo siete scordati? Secondo voi l'abbiamo incontrato l'orso che c'è lì nella foto qui? Questa campagna? Hanno detto di no. No? Bravi! Perché l'orso polare sta solo al polo nord. Qui abbiamo incontrato questi altri animaletti simpatici, i pinguini di Adelia.
era una delle domande che ci avevano posto. Se avevamo incontrato dei pinguini. Sì. Sì, ne abbiamo visti parecchi quando ci siamo avvicinati ai ghiacci. E poi siamo stati molto fortunati perché durante la sosta davanti alla base siamo andati a visitare la pinguinaia. La foto ci ha tratto in inganno. Sì. No, perché dovete sapere, vado sul fuoricampo, che questa nave fa anche ricerca al Polo Nord, no, nel 2003, e c'è stata adesso. E quindi, insomma, a quella foto si riferisce proprio a un rilievo fatto durante la campagna al Polo Nord di quest'estate. Ok, ripasso la parola a Giovanni. E forse è il caso di passarla a Pierpaolo, che ci fa conoscere altri due ricercatori che vedete, altra ricerca molto molto interessante che viene fatta. Bene, allora, prima di passare, diciamo, a un'altra applicazione molto importante che vi ha spiegato, di cui alcune cose vi ha spiegato Giovanni prima, quindi come si applica il suono in acqua per studiare ad esempio il fondo del mare, rimaniamo sul discorso biologico, che è quello che si era avviato con Giovanni, e vi presento qui Michael Tangherlini della Stazione Zoologica di Napoli. Michael fa uno studio particolare, e soprattutto studia qualcosa che in questo momento, no, in tutto il mondo si è discusso tantissimo, di virus. Ok, però Michael li studia in un certo modo e studia certi virus che fortunatamente non sono problematici per noi. Vai Michael, spiega la tua attività di ricerca. Allora, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Michael e lavoro presso la Stazione Zoologica di Napoli. E il mio progetto, appunto, come ci ha introdotto il professor Falco, riguarda principalmente l'analisi delle diciamo, le componenti più piccole che vivono all'interno del ghiaccio, per capire poi come queste interagiscono con l'acqua nel momento in cui il ghiaccio si scioglie. Perché è importante? Perché tutti noi sappiamo che il ghiaccio si scioglie quando comincia l'estate in Antartide, quindi con il caldo. Il ghiaccio si scioglie e rilascia tutto quello che contiene. Perché il ghiaccio non è fatto solo di acqua. Nel ghiaccio, sopra il ghiaccio e sotto il ghiaccio vivono una serie di organismi che sono molto importanti qua nella rete alimentare di tutto il mare di Ross, nello specifico, ma in generale anche nel resto dell'Antartide. Noi sappiamo che quando il ghiaccio si scioglie, questi organismi vengono rilasciati in acqua e, come diceva prima Pasquale, una buona parte di queste sono fitoplancton, cioè sono delle alghe piccolissime che in un certo periodo, in un certo modo, riescono a vivere all'interno del ghiaccio e poi vengono rilasciate e vanno in acqua, fioriscono, quindi avviene il fenomeno che viene definito bloom, letteralmente la fioritura di queste microalghe, e poi vengono mangiate da altri organismi, come diceva giustamente Giovanni. Ora, il nostro dubbio è, visto che il riscaldamento globale sembra avere accelerato o comunque cambiato i ritmi di scioglimento del ghiaccio, cosa succede se questo ghiaccio, ad esempio, si scioglie troppo presto rispetto a quello a cui tutti gli altri organismi erano abituati? E qual è la componente che magari ne risente di più? Sono le alghe? Sono i batteri? Sono qualcos'altro? E questa è una delle cose che vorremmo vedere. Perché poi noi, prima il professor Falco ha parlato di virus, perché tanto in acqua quanto nel ghiaccio sono presenti una serie di virus che vanno a infettare, diciamo, gli organismi che ci vivono dentro. Teniamo conto che la stragrande maggioranza di questi organismi sono principalmente microorganismi come per esempio batteri, archea, alghe, piccola amebe, cose del genere, e quindi si capisce che non sono pericolosi ovviamente per noi quanto piuttosto per tutti gli altri. Però non sono semplicemente pericolosi. Molti di questi virus hanno una funzione molto importante in ambiente, ad esempio la funzione di fermare la fioritura. Quindi uno dei motivi per cui magari le alghe smettono di produrre durante in certi periodi è proprio anche perché vengono, diciamo, cacciate, tra virgolette, dai loro virus. Se questi virus si rilasciano prima nell'ambiente rispetto al previsto, che cosa succede? E questo è quello che è una delle varie cose che ci proponiamo con questo genere di progetto. Mi sentite bene? Sì, grazie. Io vi dico che mi sto collegando adesso da una classe, quindi non mi chiamo più Antonella Bolelli, ma Manuela Iov, perché ho dovuto cambiare postazione, però sono sempre una delle insegnanti che si è collegata da subito.
Ok. E ho visto che c'erano delle domande che erano state poste. Una, per esempio, chiede se filtriamo l'acqua marina. Allora io ti posso dire che sicuramente per quanto riguarda l'ambito scientifico, sì, noi la filtriamo l'acqua, è uno dei modi che utilizziamo per, tra virgolette, conservarla e poi portarcela a casa, perché una serie di attività di analisi purtroppo non possono essere effettuate a bordo perché non c'è lo spazio, perché servirebbero delle strumentazioni particolari, magari anche sensibili, che in un posto come questo, che tende a muoversi sempre, eccetera, potrebbero risentirne e danneggiarsi. Quindi noi, finché si tratta di sedimento che viene congelato, lo possiamo mettere via. Quando si tratta di ghiaccio, il ghiaccio rimane ghiaccio, quindi lo prendiamo, lo congeliamo, ce lo portiamo a casa tal quale, se non per fare determinate attività, mentre l'acqua, purtroppo noi dobbiamo portarci via 20 litri o 50 litri di acqua per fare bene l'analisi che ci poniamo. Quindi cosa facciamo? Piuttosto ce la prendiamo e la filtriamo. E quindi facciamo in modo che 20 litri vengano tutti compattati su un unico impianto, su un unico filtro molto piccolo. Ne usiamo di taglie, bene o male la taglia è sempre di circa 5 cm come diametro di questi filtri, ma quello che cambia è la porosità, ossia la dimensione delle particelle che lasciano passare. A seconda dello scopo per cui vado a filtrare, posso usare un filtro diverso. Ce ne sono alcuni, ad esempio, che sono quelli che principalmente usa il mio collega Marco, che attualmente è impegnato in una conversazione molto importante con membri dell'assessorato delle Marche, che il nostro lavoro non è solo il laboratorio, ma spesso e volentieri si traduce anche in un qualcosa di pratico che va a impattare con la vita di tutti quanti, col vivere comune. E questi filtri sono particolari perché sono fatti intanto in fibra di vetro e tendono a e vengono usati per raccogliere la materia più fine che rimane un po', non disciolta, non è il termine corretto, però fa delle piccolissime particelle in acqua che non sono però associate a organismi, sono libere. Andando a esaminare quella componente lì del mare, noi possiamo vedere, ad esempio, quanta materia organica, quanto nutrimento c'è all'interno dell'acqua. Oppure quelli che posso usare io, che sono quelli appunto per batteri e per virus, che hanno dei pori molto, 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 molto piccoli, che quindi impediscono il passaggio di cose relativamente grandi o cose molto piccole. Quindi questo per quanto riguarda la filtrazione dell'acqua. E poi mi pare ce ne fosse un altro. Sì. Gli organismi, sì. Giusto? Okay. C'era se la fauna marina influenza la raccolta dei dati. Scusami un attimo, volevo capire, se invece il filtraggio dell'acqua si riferisce all'utilizzo, diciamo, a bordo della nave, sì, viene filtrata l'acqua per fare le docce, quindi dall'acqua marina si produce l'acqua dolce, così come nella base Mario Zucchelli, che dalla costa prende proprio l'acqua marina per produrre l'acqua, che potrebbe essere anche da bere, però bisogna fare dei controlli sanitari certificati, quindi non è sempre a disposizione, insomma, il personale che può fare questo con una strumentazione dedicata, quindi preferiamo l'acqua da bere e l'acqua in bottiglia. Particolarità è la stazione Mario Zucchelli e Concordia, che è quella nell'entroterra, vi ricordate, dove lì viene riciclata e filtrata l'acqua addirittura delle docce. E quindi bisogna utilizzare dei saponi particolari e si riesce ad arrivare a un riciclaggio di circa il 70% dell'acqua, quindi con un grande risparmio sull'impatto ambientale, che quello è un territorio da preservare. Scusami l'introduzione, era se la fauna marina influenza la raccolta dei dati. Allora sì, diciamo di sì, nel senso che normalmente, sapete voi tutti che tanto qua ci vivono anche degli animali anche abbastanza grandi, foche, balene, eccetera, e normalmente a volte questi organismi capita che, diciamo, vaghino vicino alla nostra nave, poi vengano attirati dai rumori dell'attività che viene effettuata all'esterno della nave. A volte, per esempio, già in questa campagna ci è capitato che, andando a raccogliere del ghiaccio lungo proprio la cintura dei ghiacci più esterna al continente, ci fossero o delle foche che stavano a crogiolarsi nel sole, piuttosto che pinguini che gironzolavano. Oppure anche proprio durante l'attività, a un certo punto, un giorno, mentre facevamo dei campionamenti di sedimento, una foca è apparsa e ha gironzolato un po' attorno alla nave, intanto che noi facevamo le operazioni. E poi c'è anche la possibilità, come è successo a noi sempre, facendo un campionamento di sedimento, abbiamo trovato all'interno, diciamo, dello strumento che utilizziamo, anche tutta una serie di animali piccoli che vivono in genere in queste zone, come piccole ricci di mare, qualche verme o piccole spugne, organismi del genere. Quindi sì, diciamo che in un certo senso un po' la influenza la nostra attività, in positivo, ma la influenza. Ok, grazie Michael. Io direi di Paolo, di
Ok, allora Daniela, concludiamo con appunto un'altra attività molto importante che svolge la nave, che sfruttando una della strumentazione che si trova sotto la chiglia proprio della nave, sono stati fatti dei lavori molto importanti per dotare la nave di questa strumentazione. Adesso Daniela Cetella dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale Trieste ci racconta di che cosa si tratta e cosa fa lei ha fatto durante la campagna. Buonasera a tutti, allora io sono Daniela e vi racconto un po' quello che faccio a bordo, ma vi faccio un preambolo. Come vi ha già parlato Giovanni, della strumentazione acustica. Non so se loro vedono la finestra sullo schermo. Sì. Ok. Questi sono i lavori che sono stati fatti a giugno di quest'anno nei cantieri di Trieste. Quelli che vedete sono i trasduttori, e ci sono anche i trasduttori dello strumento di Giovanni, che sono questi. Quelli che utilizzo io del multibeam sono questi, del 304 e del 2040. La nave lunga 80 metri e, come vedete, in proporzione la strumentazione, i trasduttori e i ricevitori sono degli strumenti abbastanza grandi. Infatti quello che è stato fatto è stato tagliare la chiglia della nave. La nave ha uno spessore di 4 cm l'acciaio della nave, perché è un icebreaker. Tenete conto che mediamente le navi da crociera sono un centimetro, quindi sono state tagliate le lamiere della nave per circa 92 metri quadri. È stato costruito uno scatolotto che ha alloggiato tutti gli trasduttori, che è stato inserito nella chiglia della nave, e poi è stato saldato tutto con tecniche particolari, perché parliamo di saldature di 4 centimetri. Allora, la strumentazione acustica è la strumentazione principe per studiare ciò che avviene in mare. Questo perché il segnale elettromagnetico permea attraverso solo i primi metri dello strato d'acqua, e quindi per studiare sia i fondali, quello che c'è in colonna d'acqua, come la forma del fondale, che ciò che è al di sotto dei fondali, dobbiamo utilizzare onde acustiche. A seconda della frequenza utilizzata possiamo studiare ambiti scientifici diversi. Se guardate questa immagine, sostanzialmente questo fascio rappresenta quello del multibeam, che è un sonar multifascio con cui studiamo il fondale. Questo rappresenta le K80 con cui si possono studiare, come vi diceva Giovanni, krill, pesci, ma vedere anche gas nell'acqua. Oppure possiamo vedere al di sotto del fondale. Al di sotto del fondale utilizziamo il Topaz, che è un 4 kHz, e qui vedete effettivamente i primi metri al di sotto del fondale. Per quanto riguarda me, io lavoro principalmente con dati di batimetria. Normalmente voi avete la falsa impressione che noi conosciamo i nostri fondali del mare. Questo non è assolutamente vero, proprio perché noi i fondali li studiamo, i dati di fondale li acquisiamo con mezzi acustici. Quindi serve una nave, soprattutto a grandi profondità, che si muova e acquisisce dati di multibeam. Normalmente la larghezza della spazzata che riesce a acquisire il multibeam vale a grandi profondità è circa due volte la profondità. Quindi se hai 4.000 metri puoi acquisire 8 km con un 12 kHz. Noi abbiamo un 30 kHz e siamo intorno ai 6 km. Quindi significa acquisire un notevolissimo tempo per acquisire il dato. Quello che voi vedete su Google Earth è una falsa rappresentazione, perché voi vedete dei settori ampissimi ma a scala molto piccola. In realtà a grandi profondità voi probabilmente vedete dati di derivazione gravimetrica, quindi avete la risoluzione di un punto ogni 5 km. Se andate nelle profondità oceaniche, in cui effettivamente vedete meno risoluzione, se cominciate ad ingrandire, a zoomare, alla fine troverete un quadratone. Lì significa che non c'è dato di multibeam.
Il mio progetto serve proprio a questo. In zone come l'Antartide, le navi che possono entrare in acque polari devono rispettare il Polar Code. Questo fa sì che ci siano poche navi che possono acquisire dato batimetrico, e nel mio progetto noi acquisiamo appunto dato batimetrico. Dato batimetrico serve a praticamente tutte le discipline scientifiche. Ad esempio qui vedete un'immagine acquisita dove è stato lasciato il mooring di Pierpaolo Falco, e queste che vedete sono le incisioni lasciate dagli iceberg. Se andiamo a fare un profilo su queste incisioni, ad esempio questa, vedrete che me la dai in fitto, non ho settato la scala in mezzo. Comunque questi sono circa 200 metri per 10 metri di altezza. Significa che l'iceberg ha lasciato una traccia quando si è mossa sul fondale di 200 metri per 10, e questo a profondità di circa 500 metri. Quella che vedete qui, ad esempio, è una E. Questa è una traccia ellittica, perché in questa zona, ed è il motivo per cui anche Paolo studia questa zona, ci sono delle fortissime correnti di marea. Questo cerchio presumibilmente è stato compiuto dall'iceberg in un giorno, e pensate, ha lasciato un solco di parecchi chilometri, perché questi sono circa 18 diviso 2, 600 metri, mi pare, no, dovrebbero essere di più. Adesso non riesco a trasformare fitta. Sono, quanti sono? Non riesco a trasformare i fitti in mente. E quindi con questo mi ricollego al discorso di Pierpaolo. E come potete vedere, la morfologia non ci dice solo, non ci dà solo la forma, non ci dice se ci sono presenti solo montagne, vulcani, non ci dà solo questo dato, ma ci può dare dati precisi anche sulla forma, se, della presenza di canyon o comunque delle scar lasciate dagli iceberg. Ok, grazie Daniela. Abbiamo fatto forse un lungo giro in questo laboratorio, però non so quante volte vi sia capitato di entrare direttamente in un laboratorio su una nave oceanografica. Spero che questo mi faccia passare la voglia di tornarci davvero. Se avete altre domande, curiosità, andate, procediamo pure. Prima c'è una domanda relativa alla scelta del perché la stazione Mario Zucchelli o queste altre basi in Antartide sono proprio state costruite in queste posizioni. Poi c'è un'altra ancora relativa eventualmente alla possibilità di comprendere la relazione fra la nostra atmosfera ed eventualmente l'attività magnetica del Sole. Ci chiedevamo se eventualmente, forse non dalla nave, ma forse più dalla base, questi studi vengono compiuti. Sono domande complesse, fate voi. Grazie. No, sono delle bellissime domande. Allora, io rispondo più che altro sulla seconda, ma faccio molto velocemente, perché sicuramente vengono fatti degli studi del genere da colleghi che sono venuti in passato a svolgere dei progetti di ricerca di questo tipo, però siamo completamente fuori dal mio campo, dal mio settore di interesse, quindi non mi permetto, non mi azzardo a dare risposte, diciamo, su questo aspetto. C'è un osservatorio geomagnetico qui in Antartide, gli osservatori sono delle strutture che ha realizzato il PNRA, che servono ad osservare in continuo nel tempo l'evoluzione o, diciamo, le caratteristiche di certi fenomeni. Ci sono osservatori a mare, a terra, oppure osservatori anche più nell'interno, diciamo, dell'Antartide. Quindi questa è un'attività sicuramente che richiede un'osservazione prolungata nel tempo. L'Antartide, come vi dicevo, da questo punto di vista dà delle enormi possibilità a chi viene a fare attività di ricerca qui. Allora, la posizione delle stazioni, Baia Terranova, se ci venite un giorno di estate con una bella giornata di sole, come spesso accade lì,
e senza vento potete quasi stare in t-shirt, perché è una posizione super privilegiata, perché ha dietro delle montagne che la coprono, che la schermano dai venti continentali freddi che arrivano e abbasserebbero la temperatura a valori poco, diciamo, gradevoli. Appena qui in Antartide, specialmente l'estate, il vento che fa la differenza, perché noi qui per esempio a mare tipicamente avete visto, abbiamo temperature che vanno sull'ordine degli 0 gradi, abbiamo avuto la temperatura più fredda quando siamo stati molto più a sud, che era intorno a -11, ma eravamo molto a sud verso quello che si chiama il Ross Ice Shelf, che è un'enorme piattaforma di ghiaccio che viene da terra, e con l'effetto del vento arrivavamo a -25, ma queste sono condizioni estreme per il mare. A terra invece queste sono condizioni ordinarie anche senza vento. Quindi la posizione di Baia della Nova è una posizione favorevole perché è protetta da climaticamente e poi è sul mare, e quindi, diciamo, offre una facilità di essere raggiunta ovviamente anche dalla nave. Aggiungo la posizione di Dom Sì perché così rispondiamo anche a un'altra domanda che era sul clima di 1 milione di anni fa. Ah, certo. E credo che si colleghi bene con la domanda. La stazione antartica di Dom Sì proprio prende il nome da dove sta. Il Dom è cupola, no? In inglese, e poi ci sono diverse denominazioni che è A, B, C. E la stazione Concordia sta sul plateau, sul Dom Sì. Quello perché è stato studiato proprio per fare il carotaggio del progetto EPICA italiano, che ha consentito di risalire al clima che c'era fino a 800.000 anni fa. Però di questo e della domanda che era sui cambiamenti climatici da 1 milione di anni a questa parte, lascio la parola a Pasquale Castagno. Allora, come ha detto appena Riccardo, c'è questa carota di ghiaccio, cioè si fa un buco nel ghiaccio, si prende un pezzo dei ghiacci che sarebbe di circa 1700 metri e si studia la temperatura, praticamente si studiano le molecole che ci sono in realtà nelle bolle d'aria che stavano nel ghiaccio. Grazie a questa cosa si riesce a risalire alla temperatura di fino a 800.000 anni fa. Possiamo andare anche più indietro con dei sedimenti, si arriva a 4-5 milioni, ma sono, diciamo, dei dati non molto precisi, mettiamola così. Ma quindi la carota EPICA, la carota che è stata fatta grazie al progetto EPICA, è stato un traguardo, importantissimo per l'Italia, che c'è per l'Italia e per la scienza in generale, ma è stato una cosa molto positiva, che è stata l'Italia uno dei partner del progetto, e ci ha permesso di comprendere come ha funzionato il clima negli ultimi 800.000 anni fa. In particolare si è visto da questa carota che ci sono stati dei cambiamenti ogni circa 100.000 anni, con dei periodi più freddi glaciali, dei periodi più caldi che si chiamano interglaciali. Quindi, diciamo, la temperatura sulla Terra, se vogliamo riassumere il clima della Terra con la temperatura, sì, è sempre cambiata. Quindi oggi ci chiediamo come mai allora c'è tutta questa interesse per quello che sta succedendo negli ultimi anni. Perché parliamo di cambiamenti climatici, parliamo di riscaldamento globale oggi? Parliamo di questo perché sì, è vero che ci sono stati dei cambiamenti ogni 100.000 anni, da fasi più fredde a fasi più calde, ma non sono stati questi cambiamenti così rapidi e veloci come negli ultimi 150 anni più o meno. Pensate che i dati misurati, cioè con uno strumento, si hanno da circa dal 1860 più o meno. Non andiamo più indietro, quindi per andare più indietro dobbiamo usare per esempio le carote di ghiaccio. Ma in questi 160 anni, per esempio, è stato visto che la temperatura, soprattutto a partire dagli anni 80 del 1900, quindi 1980, è aumentata così rapidamente di valori che non è mai successo in passato. Per questo è così importante, perché si è capito che questa variazione, che è dovuta, ormai è chiaro che è dovuto all'uomo, è dovuto all'emissione di CO2 in atmosfera da parte delle industrie, da parte delle automobili, da parte nostra, quindi dal funzionamento di quella che è la società umana, ha fatto aumentare la temperatura sulla Terra moltissimo. E questo ha delle ripercussioni su tutto il clima del presente e del futuro. Un primo impatto più importante può essere proprio la fusione dei ghiacci in Antartide. Pensate che se tutti i ghiacci in Antartide fondano, si arriva al innalzamento del livello del mare di circa 60 metri. Quindi immaginate che alcune città italiane, a partire da Napoli, dove io lavoravo, Venezia, no? La pianura padana, dall'acqua. Quindi capite bene l'importanza dello studio del clima
è di comprendere come noi possiamo rallentare questo processo, come possiamo adattarci a questi cambiamenti. Quindi il messaggio a tenere in mente è che sì, il clima della Terra è cambiato sempre anche in passato, ma non così rapidamente come oggi. E la scienza che studia il clima ne è sicura, anzi ne è certa di questa cosa. Ok, grazie Pasquale. E c'erano ancora un po' di domande, però io andrei verso la conclusione, se ce lo consentite, visto che l'orario comincia a essere tardo anche per noi che abbiamo fatto una giornata lavorativa. E c'erano delle domande che avevo preso un appunto, ed era i rischi per la vita e i kilowatt di consumo per la nave. Poi vediamo. Allora, i kilowatt di consumo della nave non li so, nel senso che dopo possiamo chiederli al comandante e ve li faccio sapere. Però ci ha detto il comandante, ci ha detto quanto è la potenza elettrica generata, che era 4400 kilowatt, no? E quindi da lì è il consumo che riusciamo ad avere kilowatt elettrici. E invece per il rischio della vita devo dire che sì, c'è tanto rischio. Prima, se ci avete fatto caso, ho detto che noi veniamo formati, informati e selezionati. Quindi in primo modo ci dicono quali sono proprio i rischi e ci insegnano in fase di addestramento a comportarci in Antartide, perché come ci hanno insegnato, l'Antartide non lascia alternative, insomma, diciamo che se si sbaglia, insomma, difficilmente si riesce a recuperare la situazione in emergenza. Quindi sembra tutto ormai tranquillo, ormai sono l'Italia da 37 anni che viene qua, però vi assicuro che il rischio c'è sempre. Quindi in primo modo veniamo formati, poi dopodiché veniamo selezionati dal punto di vista medico. Ogni anno facciamo delle visite mediche proprio per scongiurare ogni problema che ci possiamo portare, no? Banalmente, se si hanno delle carie non si può partire, perché non ci sono dentisti in Antartide che riescono a intervenire sulla salute dei denti. Vi dico la cosa più semplice, no? Che una carie, insomma, ormai non se ne nega a nessuno, come alcuni dicono. Tornando invece in maniera molto più seria, vi dico che già quest'anno abbiamo dovuto fare un'operazione SAR, che si chiama Search and Rescue, è la sigla per dire un soccorso. Ebbene, siamo stati contattati da un peschereccio neozelandese che stava facendo attività qui in Antartide, perché un marinaio si era fatto male al dito e quindi ci chiedeva soccorso, perché noi abbiamo la base, abbiamo anche medici preparati, tipicamente ce ne stanno due, sì, un chirurgo e un anestesista. Bene, abbiamo dato soccorso a questo marinaio che è stato portato nella base Mario Zucchelli ed è stato medicato con quello che si poteva fare, e poi è stato fatto quello che si chiama Medevac, cioè viene stato portato presso gli americani di McMurdo e fatto rientrare immediatamente con il primo aereo disponibile in Nuova Zelanda. Avrei da farvi una domanda: se avete un'idea sulla stima del tempo che ci vuole a fare un'operazione del genere. Vi lascio 5 secondi, poi magari i tempi non consentono di risponderci, diciamo, siete veramente tanti. E ci abbiamo messo una settimana per riportare in Nuova Zelanda il malcapitato, insomma il marinaio. Quindi per questo vi fa capire qual è la pericolosità dell'ambiente. Per inciso vi devo dire che purtroppo gli è stato amputato il dito, quindi non solo diciamo ci ha voluto una settimana, ma grazie in realtà ai soccorsi gli abbiamo salvato la vita, perché come poteva confermare il dottore, se non avessimo ritardato l'intervento invece del dito poteva essere una mano, e poi da lì, insomma, senza entrare nei dettagli un po' sensibili, diciamo, perlomeno per quanto mi riguarda, insomma, poteva rischiare la vita per il cancrena, insomma, che si propaga nel corpo umano. E invece un'altra notizia veramente triste è che purtroppo nella storia dell'Antartide c'è stato anche un incidente grave, fatale, per un ricercatore. E era un sub e ha avuto un malore al termine di una immersione. Quindi per quanto preparati, per quanti scrupolosi, in realtà gli incidenti capitano. Abbiamo sempre del personale che ci aiuta, tipicamente sono i militari, quindi abbiamo dei subacquei del Consubin, abbiamo dei palombari, l'avete conosciuto prima, uno nella zona
Pronto? Non c'era, non sentiamo la voce. Chissà come mai, chissà come mai. Eccoci. Pronto? Pronto. Sì, si sente. Ci siamo. Scusate. Ci siamo disconnessi per un attimo. Comunque, era giusto per dirvi che è molto pericoloso e bisogna stare molto attenti. Quindi abbiamo anche dei militari che ci aiutano. Quindi guide alpine, subacquei del Consubin, nocchieri della Marina e vigili del fuoco, quindi diciamo che abbiamo pieno aiuto dalle forze dell'ordine. Io, se siete d'accordo, se non ci sono altre domande, andrei verso la chiusura di questo incontro, ringraziandomi, veramente siete stati tantissimi, chiamerei qui attorno a me i ricercatori, insomma, e veramente ci ha fatto piacere rispondere alle vostre domande, veramente di curiosità. E vi ringrazio e poi magari possiamo organizzare una volta in presenza presso il vostro istituto. C'è Stefano che è praticamente un vostro compaesano. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti. Molto ringraziato. Coglieremo questo spunto e lo sapremo per i prossimi mesi quando vi potrà tornare. Vi ringrazio. Io adesso non sono più collegata come prima, vedete, ma in una classe. I ragazzi vi salutano. Grazie davvero tanto. E quello che possono ancora tanti, ma pazienza. Grazie mille. È il preside che parla. Era anche dirigente, ma questo è tutto.